Già siamo un po' in ritardo. Grazie. Presidente. Grazie. Prego, segretario. Ottavio De Martinis, assente. Ernesto De Vincentis. Presente. Amicone Alice. Presente. Ballarini Paola. Presente. Ballarini Paola. Presente. Cozzi Walter. Assente. Assente. Da Ventura Claudio. Assente. Assente. Di Battista Corrado. Assente. Di Costanzo Romina. Di Felice Valentina. Di Ignazio Feliciano. Di Pasquale Francesco. Fidanza Vincenzo. Forconi Marco. Forconi Marco c'era. Sta là. Ah, infatti, scusa. È entrato Cozzi nel frattempo. Girosante Stefano. Assente. No. Manganiello Giuseppe. Presente. Maragno Francesco. Menè Giuseppe. Palumbo Danilo. Panichella Raffaele. Ruggero Lino. Saccone Antonio. Silli Lorenzo. Straccini Gabriele. Tocco Adriano. Sì. 19 presenti, presidente. La seduta è valida. L'ultima volta, perché come avevamo detto la scorsa, le giustificazioni per le assenze vanno fatte al sindaco e al proprio capogruppo. Io erroneamente prima dicevo che si facevano al presidente. Per l'ultima volta, essendo che mi hanno fatto comunicazione un paio di assenza, poi non lo dirò più io, mi hanno giustificato la propria assenza il consigliere Corrado Di Battista e il consigliere D'Aventura Claudio. Prego. No. A me non mi ha detto nulla. Esatto, quindi il capogruppo ci dice che così è. Perfetto. È Girosante che ha comunicato al proprio capogruppo. Per la giunta sono presenti il vice sindaco Cilli, l'assessore Agliano e l'assessore Santa Venere. Presidente, 20 presenti, ovviamente c'era Cozzi che è entrato. Sì, è entrato. Il sindaco arriva perché già c'era, sarà in suo ufficio, ma sarà presente. Nominiamo gli scrutatori. Tocco Adriano, Amicone Alice e Di Costanzo Romina. Vabbè, siamo sempre gli stessi. Io passerei, non ci sono altre comunicazioni particolari, io passerei ad esaminare il primo punto all'ordine del giorno, che è il regolamento per l'istituzione e disciplina del canone unico patrimoniale. C'è qualcuno che... Ecco, la presidente o il presidente della commissione competente illustra la delibera. Prego, Di Felice Valentino. Buongiorno Presidente, buongiorno a tutti. La delibera del regolamento per la disciplina del canone unico nasce da una normativa nazionale che istituisce il tributo del canone unico, che va a sostituire una serie di tasse e tributi comunali, nello specifico la tassa per l'occupazione di spazi aree pubbliche, impropriamente detta TOSAP, l'imposta comunale sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e l'occupazione per il commercio sulle aree pubbliche. Questa norma è stata istituita dalla legge 160/2019, la cosiddetta finanziaria 2020, dove nell'articolo 1 dai commi 816 a 847 regolamenta e disciplina l'istituzione di questo nuovo tributo. La decorrenza è dal 1 gennaio 2021. Si fa presente che i previgenti tributi quindi vengono sostituiti dal canone unico, ma continuano ad esplicare la loro efficacia ovviamente per i periodi antecedenti al 2021, alla sua istituzione, soprattutto ai fini dell'attività accertativa che gli uffici competenti continueranno comunque a fare. Successivamente all'istituzione, alla votazione di questo regolamento, la Giunta Comunale provvederà a stabilire le relative tariffe. La Commissione ha
analizzato la bozza proposta dall'ufficio competente, lo abbiamo anche modificato in molte parti e finalmente il 13 maggio è stata licenziata all'unanimità dei presenti della commissione. Volevo tenere a precisare due cose. La prima, che sia la mia commissione che la commissione statuto presieduta dal Claudio D'Aventura già si sono messi all'opera per comunque rianalizzare i regolamenti che disciplinano i tributi che ho prima citato, perché ovviamente questi rimarranno in capo fino a una revisione totale, un'implementazione in questo regolamento. Cioè l'obiettivo è quello, come ci siamo detti, di eliminare nel tempo tutti i regolamenti riferiti a ogni singolo tributo e pian piano includerli tutti qui. Il regolamento è costituito da 4 capi, ognuno, il primo ovviamente di carattere generale, gli altri 4 capi disciplinano e trattano ogni singolo tributo che viene regolamentato. Ci tenevo anche a sottolineare il lavoro interessante e attento che ha fatto tutta l'intera commissione, un ringraziamento speciale anche alle opposizioni che sono stati molto attivi, molto partecipativi e soprattutto anche propositivi. Abbiamo, come ogni regolamento, abbiamo affrontato con un approccio intelligente e appunto attento, accorto, e quindi siamo arrivati a licenziare all'unanimità questo regolamento. Quindi ci tenevo a ringraziare anche l'ufficio competente nella persona di Gianluca Verziere, che ci ha assistito e supportato, e soprattutto nella fase di modifica abbiamo analizzato anche con loro, con lui, tutti gli aspetti tecnici che poi danno un risvolto operativo a questo regolamento. Grazie. Grazie, grazie a te, consigliere Di Felice. Sembra che c'era un emendamento. Ah, non è a questo, chiedo scusa. Cioè, poi me lo dite qual è. Ah, perfetto, chiedo scusa, io pensavo. Ci sono interventi? No, perché c'è l'unanimità della votazione, almeno in commissione. Quindi passerei alla votazione. Chi è favorevole? Tutti, l'unanimità dei presenti. Sì. Stessa votazione, immagino. Ok. Allora passiamo. Posso segretare? Sì. Passiamo al secondo punto, che è accorpamento. Accorpamento al demanio stradale di porzioni di terreno utilizzati ad uso pubblico da oltre un ventennio, ma ancora di proprietà di privati. Articolo 31 della legge 448-98. Chi vuole la delibera? Sì, il Presidente illustra la Presidenza, non la dicevo io, però se vuoi dire qualcosa in più, magari, se sei a conoscenza. Prego, devi premere, Lino. Buongiorno a tutti. Allora, questa è una proposta di delibera che abbiamo visionato in commissione con il parere favorevole alla discussione in Consiglio Comunale. Riguardava, diciamo, appunto l'acquisizione di una porzione di terreno utilizzata, diciamo, in modo continuo da oltre 20 anni da alcuni comproprietari che hanno fatto richieste. Si tratta di particelle di terreno che hanno una consistenza in metri quadri, una di 10 metri quadri, una di 24 metri quadri, una di 68 metri quadri. Non sono state, diciamo, elevate in commissione alcun tipo di perplessità in merito, quindi grazie Lino. La votazione era favorevole alla discussione in Consiglio Comunale, quindi c'è qualcuno che vuole intervenire in merito?
No. Io passerei alla votazione. Chi è favorevole? Tutti. Quindi immediata eseguibilità, stessa votazione. Che la registrazione. Le spese sono state stabilite, immagino a chi spetteranno, perché comunque. Prego. Non ci sono? Ah, non ci sono spese. Beh, mica tanto, fa un atto, penso. Ma comunque, non è l'importante è che si risolve il problema. Credo che ci siano alcune spese. Poi se non ci sono, fortuna per l'ente o per il privato che dovrebbe, potrebbe sostenerle. Quindi la votazione è favorevole all'unanimità, immediata eseguibilità, stessa votazione. Io passerei al terzo punto, che è alienazione cabina elettrica ubicata in via San Padre Pio da Pietralcina. No, questo abbiamo fatto, quelle aree. Presidente, questa proposta di delibera, anche questa è stata diciamo visionata dalla commissione, ha avuto il parere favorevole all'unanimità. No, alla discussione. Ma mi ricordo che non c'erano problemi. Problemi che riguardava la cabina situata a ridosso del bingo Rione. Sì, sì. Quindi vabbè. Si può procedere. Grazie. Grazie Lino. Ci sono interventi? No. Quindi la votazione, chi è favorevole? Tutti? Tutti? Sì. Immediata eseguibilità, stessa votazione. Terzo punto approvato. Scusa, mi trasmetti di là? Questa era. Questo pure allora, scusami. Quarto. Quarto punto, regolamento comunale. Per il funzionamento, no, regolamento per la costituzione, la gestione e lo sviluppo di gemellaggi e relazioni internazionali con città e territori. Approvazione. Le delibere se vuoi. Io l'originale, presidente. Vabbè, si sente bene? No, non le trovo. Sente bene. Lui l'ha approvata, è giusto che se li tenga. Prego, funziona. Va bene adesso? Grazie Presidente, Sindaco, colleghi consiglieri, assessori presenti. Allora, portiamo oggi all'attenzione del Consiglio Comunale la proposta di delibera, la 894 del 7 aprile scorso. Abbiamo iniziato un lavorio di sistemazione, chiamiamo così, tra virgolette, di un settore che era quello della costituzione dei gemellaggi all'interno nel nostro comune. È stato un lavoro meticoloso iniziato nello scorso autunno e devo dire la verità che l'ultimo regolamento che noi avevamo in vigore era del 2007, sono circa 14 anni, ma devo prendere atto che nel corso di questi 14 anni la normativa in materia di gemellaggi si è sviluppata di molto, tant'è che noi nel vecchio regolamento era prevista solamente la figura del patto di gemellaggio, invece nel corso degli anni si sono sviluppate diverse possibilità di creare rapporti fra città non solo nazionali ma anche internazionali che vanno essenzialmente dal patto di gemellaggio, che è la forma più compenetrante tra le due città, al gemellaggio onorario, al patto di solidarietà, al patto di amicizia, all'accordo di partenariato, ed è prevista da ultimo anche, come è prescritto all'interno del regolamento, anche la figura dell'ambasciatore della città di Montesilvano. Questa è diciamo che è la prima delibera di 5 che verranno portate in Consiglio Comunale, le altre due successivamente all'ordine del giorno e poi altre due che riguarderà essenzialmente il regolamento per il Comitato Comunale sul Turismo con la nomina dei relativi componenti. Ho detto poc'anzi che il nuovo regolamento prevede sia il Comitato, la Costituzione, la nomina del Comitato dei Gemellaggi che è essenzialmente l'organo esecutivo. È prevista inoltre una nuova figura che è il tavolo permanente, che sarebbe l'organo politico e di coordinamento. C'è il parere favorevole del dirigente del settore commercio, il dottor Melchiorre,
La delibera è stata votata ad unanimità il 19 maggio 2021. Prima di chiedere al Presidente una deroga affinché il regolamento non si voti articolo per articolo ma in maniera unitaria, voglio fare un ringraziamento a tutti, ma in particolar modo anche alle forze di opposizione che in questa delibera hanno dato un contributo fattivo. Grazie consigliere. Vabbè, è chiaro, non mettiamo a votazione la deroga, come abbiamo sempre fatto, non per singoli articoli, votiamo interamente, cosa non sarebbe. Ci sono interventi? No? Allora passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Unanimità dei presenti. Immediata eseguibilità. Stessa votazione. Adesso passiamo al quinto punto all'ordine del giorno, che è il regolamento comunale per il funzionamento della commissione comunale pari opportunità. Approvazione. Illustra la delibera il consigliere Marco Forconi. Prego. 5? 6, 5? 5, 8. Vai. Allora, buongiorno a tutti. Io come Presidente di Commissione per Opportunità mi trovo oggi a illustrare questa proposta del nuovo regolamento, che mi auguro che venga ovviamente approvata all'unanimità. Questo è un regolamento molto importante. Noi come Fratelli d'Italia ci teniamo particolarmente, sia perché il nostro leader ovviamente è una donna, sia perché comunque sia Montesilvano sono anni che a questo regolamento vetusto ormai, che ha sempre avuto grosse lacune e che riteniamo ovviamente debba essere aggiornato. Io ringrazio innanzitutto l'opposizione nella persona della consigliera Romina Di Costanzo per aver portato all'attenzione dell'Assise di questa enorme lacuna, alla quale io poi mi auguro che mi interverrà anche lei, perché è giusto che comunque l'opposizione su un tema così importante come quello delle pari opportunità, che ricordo è un principio giuridico che implica l'assenza di ostacoli alla partecipazione economica, sociale di tutti, insomma, escludendo senza esclusione per le parità, per le questioni di genere, di identità razziale e tutto quanto. E ovviamente noi su questo punto abbiamo aperto un focus molto importante, grazie anche all'assessore Santa Venere, che ha recepito questa proposta di regolamento che era purtroppo stagnante dal fine 2019. Questo purtroppo non è stato un problema politico, ma è stato un problema tecnico che ovviamente a quale è stata posta una soluzione, insomma. Io prima di lasciare la parola all'assessore Santa Venere, che magari illustrerà meglio questa proposta del regolamento, volevo ricordare a tutti che Montesilvano è sempre stata e sarà sempre una città inclusiva che non ha mai discriminato nessuno. Chiedo scusa se credo che sia un argomento di pubblico interesse anche per chi ci ascolta da casa. Prego, prego consigliere. Gradirei un po' di silenzio, grazie. Dicevo che questo è un argomento molto, molto importante, e questo per far capire che la nostra città, una città inclusiva che non ha mai avuto problemi di quanto riguarda discriminazione, parità di genere e tutto quanto, ma la cosa molto importante è che, e mi preme sottolineare, è la collaborazione con l'opposizione, che quando si vuole, ovviamente su temi importanti c'è sempre grande intesa. Io adesso lascio la parola al Presidente del Consiglio Comunale, che poi non so se interverrà l'assessore di Valenza. Grazie. Sì, però voleva un attimino intervenire. Vuoi intervenire o l'emendamento? Ma scusami Romina, perdonami Romina, vuoi intervenire per l'emendamento? Allora facciamo
Beh, l'uno e l'altro un po' come... No, facciamo intervenire anche prima i consiglieri, così magari l'assessore, se deve, come fa il raccordo un po' di tutti gli interventi. Vabbè, illustra anche, così facciamo, se vuoi, facciamo in un unico intervento. Devi premere, Romina. Bene? No, non ce l'hai ancora. Forse ti sposti. Io non c'ho il numero. No, tu non c'hai. Non... Adesso sì. Ah, ecco. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Saluto il signor Sindaco, la sua giunta, i colleghi consiglieri e chi ci sta seguendo da casa. Io entro nel merito dell'argomento rispetto al quale vorrei ringraziare il Presidente della Commissione Pari Opportunità, il consigliere Forconi, per aver accolto, ormai sono trascorsi 2 anni, questa proposta di dotare e riaggiornare insomma un regolamento che fosse degno di questo comune, anche per l'attenzione diciamo alle pari opportunità che interpreto. E quindi lo ringrazio anche del clima propositivo e trasversale che c'è stato per approvare questo regolamento, che però poi si è perso nei meandri insomma dal punto di vista tecnico, ma grazie all'assessore Santavenere ha riavuto un impulso tale da poter arrivare a suo completamento, tant'è che l'assessore lo ha anche fatto visionare dalla Presidente regionale per le pari opportunità, che quindi ha portato anche un suo contributo fattivo, complimentandosi credo anche con noi rispetto allo spirito innovativo del taglio diciamo di questo regolamento, che quindi esclude insomma la presenza, se non di carattere propositivo, del Consiglio insomma attribuisce una maggiore funzionalità all'organo in quanto dei membri rappresentati. Ora, proprio rispetto a questo vorrei insomma vengo a illustrare anche un emendamento che tra l'altro abbiamo anche concertato già in sede di commissione, ed è relativo al fatto che la composizione della commissione, che giustamente è stata anche ridimensionata per garantire una migliore funzionalità, abbia anche una presenza dell'altro genere, proprio perché le pari opportunità non debbono essere intese solo relegate nell'ambito delle politiche di genere, che sono ovviamente importantissime, ma pari opportunità, come sottolineava anche il consigliere collega Forconi, è quello di garantire pari opportunità a tutte le minoranze, quindi sia nell'orientamento politico, credo religioso, orientamento sessuale e condizioni socio-economiche. Quindi proprio da questo punto di vista, anche per le diverse abilità, come ribadisce la Convenzione ONU del 2006, quindi tenendo conto di questo leggo diciamo, la proposta di emendamento, che è quella di andare a modificare il dispositivo al seguente periodo, quando dice il periodo di cui all'articolo 4, quindi la commissione pari opportunità è composta da donne nominate dal Consiglio Comunale, individuate come segue, 9 donne di cui, modificato col seguente periodo, quindi che la commissione è composta da 9 membri, di cui 7 donne e 2 uomini, nominati dal Consiglio Comunale, individuati come segue. Grazie. Grazie. Allora, prima di votare l'emendamento ascoltiamo un attimo l'assessore. Devi premere il verde. Non vai, può darsi che non va. 13, vai. Se sei 13 va bene. 16 sono a disposizione. Buongiorno a tutti, Presidente, Consiglio. Oggi è un momento importante e mi fa piacere che questo atto che appunto andate tra poco ad approvare è stato appunto frutto di un lavoro condiviso da opposizione e maggioranza, ma soprattutto è un lavoro che ha portato oggi ad avere un regolamento che, come diceva appunto il consigliere Forconi e la consigliera Di Costanzo, ha 2 elementi importanti che volevo sottolineare, cioè quello che per la prima volta il presidente di questa commissione è davvero una persona esterna e quindi indipendente, quindi diamo lo spirito.
seguiamo quello che è effettivamente lo spirito della legge, di avere un presidente di commissione che faccia e svolga un compito che è quello della commissione pura, cioè di essere un organo terzo a tutto il contesto. Quindi questo è un elemento che ci fa onore, condiviso anche appunto con la presidente della commissione regionale delle pari opportunità, e soprattutto appunto l'elemento innovativo che oggi con questo emendamento andiamo a inserire in questo regolamento, cioè la presenza appunto dell'altro genere. Ora io vorrei utilizzare 2 minuti del vostro tempo, perché questo comunque è un atto importante. Noi dobbiamo considerare che il principio e lo spirito del comma 2 dell'articolo 3 della Costituzione è praticamente calato nelle politiche delle opportunità, perché sappiamo bene che nel momento in cui si esprime un principio formale di uguaglianza, cioè siamo tutti uguali senza distinzioni, però poi è necessario rimuovere gli ostacoli a che questo possa essere realizzato, e le politiche appunto per le pari opportunità fanno proprio questo. Così, un ricordo alle 21 donne della Costituzione, della Costituente: sono le madri della Costituente, loro hanno, come dire, reso la nostra Costituzione italiana la più bella che ci possa essere, e tutti gli obiettivi, tutte le lotte fatte proprio per le pari opportunità nascono da questa possibilità che il comma 2 dell'articolo 3 della Costituzione ci ha dato. E per me quindi questo è un momento importante, ma penso per tutti voi, perché tutte le politiche che vanno a incidere sulle discriminazioni sono politiche che vanno a incidere sugli ostacoli allo sviluppo economico e sociale, e questo è fondamentale in tutto un discorso che ovviamente oggi una società in difficoltà dovrà approntarsi anche con delle politiche più innovative, più forti, formazione, inclusione anche nel lavoro, soprattutto nella figura femminile. Se mi date quindi 2 minuti, illustro, non so... Pensavo fossero già partiti. Va bene, allora, come dicevamo, è un regolamento abbastanza snello. Abbiamo praticamente concluso con 12 articoli, la composizione conta 9 membri, quindi questo, come diceva precedentemente il consigliere Di Costanzo, dà possibilità effettiva di funzionamento, perché oggi noi stiamo facendo un qualcosa di importante che non deve restare sulla carta, ma che deve essere operativo, deve raggiungere degli obiettivi e deve prefiggersi delle linee anche strategiche in vista anche appunto di questi finanziamenti europei che arriveranno a breve. E su questo tema, che è poi appunto un tema sociale, quelle delle pari opportunità, ci saranno tante opportunità e tante risorse. Quindi questa commissione deve anche essere per noi di indirizzo, di studio, di ricerca, affinché noi possiamo intercettare e agire su questa linea. Quindi per quanto riguarda, ovviamente i membri saranno tutti membri esterni. Voglio precisare che sarà aperto un bando dove potranno partecipare quei soggetti, categorie, associazioni che hanno però dei requisiti, questo è stato importante, quindi l'abbiamo inserito nel regolamento, che abbiano comunque conoscenze e competenze in materia, cioè devono essere un valore aggiunto. Non dobbiamo costituire una commissione giusto per dire che c'è, ma una commissione che abbia delle competenze e capacità poi per essere operativa. E quindi questo è molto importante, e ci sarà quindi questo filtro, poi il Consiglio Comunale ovviamente indicherà le componenti della commissione in base ai curricoli che sono arrivati. L'elemento della presidenza l'abbiamo detto, direi che non vi voglio ulteriormente trattenere, però per quello che è importante, la relazione del programma annuale per quanto riguarda appunto creare sinergia con l'attività sia della giunta che del consiglio. Quindi questa commissione non sarà è un organo esterno e indipendente, però comunque seguirà e anche consiglierà e indicherà delle strategie a tutto l'Assise. Quindi questo è importante, di un lavoro anche di squadra, di rete. Grazie. Grazie assessore. Ci sono interventi? Chiedo scusa. Prego. Ma il mio non era solo un intervento, è più alto un intervento integrativo. Non so se volontariamente o involontariamente l'assessore Santavere ha menzionato i componenti dell'Assemblea Costituente, fra i quali c'era anche Filomena Delli Castelli.
che è stato sindaco angolana di estrazione, di nascita, ma sindaco di Montesilvano dal 51 al 56, e per noi è un motivo di grande vanto identitario, poi alla quale è stato anche intitolato un ponte, solo questo. Grazie, 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 grazie consigliere Forconi. Allora io procederei. Votiamo l'emendamento da prima, chi è l'emendamento fatto dal gruppo di opposizione, la persona di Costanzo Romina, chi è favorevole? Tutti immagino. L'immediata eseguibilità non serve qua perché poi la votiamo tutti insieme. Votiamo l'intera delibera così come emendata. Siamo favorevoli tutti. E immediata eseguibilità, stessa votazione. Il punto numero 5 è approvato. Punto numero 6, designazione consiglieri comunali per il comitato di gemellaggi. Quindi adesso qui dobbiamo votare segretamente, cioè con gli inviti come la comunione, però non ci sono le buste, quindi vanno restituite. Presidente, chiedo scusa, quindi illustrazione facciamo dopo la votazione o prima? No, no, prima l'illustrazione, perché la votazione vabbè, poi... Chiedevo allora. Chiedo scusa, io... Ho passato, prego. Va bene, prego. Come ho detto poc'anzi. Non ho capito. Vabbè, non siamo alla votazione. Fai illustrare, magari vuoi dire anche qualcos'altro, poi dici tutti insieme. Facciamo illustrare la delibera. Allora, come ho detto poc'anzi, Presidente, con l'approvazione della delibera riguardante il regolamento gemellaggi, all'interno dello stesso vi sono due organi che diciamo sono i mezzi operativi per realizzare accordi tra la nostra città e le altre. Queste sono il comitato gemellaggi e il tavolo permanente. Comitato gemellaggi, menzionato nell'articolo 13, che vi leggo brevemente, sarebbe il braccio operativo. Per tutti i gemellaggi sarà costituito un unico comitato di gemellaggi, cui verrà assegnato il compito di definire e gestire un programma di attività annuale sulla base delle linee di indirizzo fornite dal tavolo permanente per il coordinamento. Quindi, come vi ho detto poc'anzi, il tavolo permanente invece è l'organo politico e di indirizzo che andremo ad approvare tra poco. Il comitato di gemellaggi sarà composto dall'assessore della città internazionale, con funzione del presidente del comitato, da due consiglieri di maggioranza ed uno delle minoranze, e su indicazione del sindaco, da rappresentanti delle varie realtà istituzionali locali e realtà associative, per un massimo di 8 persone. Alle riunioni del comitato partecipano, con funzione tecnica, funzionari dell'amministrazione comunale che si occupa specificatamente di relazioni internazionali per l'ente. La partecipazione alle attività del comitato non prevede alcuna indennità né è prevista alcuna spesa di funzionamento del comitato a carico del comune di Montesilvano. C'è il parere di regolarità tecnica data dal dottor Melchiorre. La delibera è stata votata in data 24 maggio ad unanimità. Vabbè. Grazie, grazie. C'era il consigliere Traccini, voleva dire qualcosa. Va bene. Prego. Noi nominiamo quelli della maggioranza. Prego. 5? 2 non è. 10. Vai. Adesso ce l'hai. Eccomi. Un saluto a tutti presenti e chi ci ascolta da casa. No, io volevo solamente sapere se. Cortesemente. Volevo solamente sapere come mai votiamo segretamente, cioè credo che sia, visto che i componenti sono tutti consiglieri, credo che si possa tranquillamente, nel regolamento c'è scritto che dobbiamo votare segretamente, se mi dice l'articolo e dove è menzionata questa regola, io mi attengo. Così come abbiamo votato la commissione elettorale, se ben ricordate, e nessuno ha avuto modo di dire o di reclamare qualcosa, mi sembra, voi per abitudine o per regolamento, questa è la prassi. Mi sembra, cioè voglio dire, vale sempre il discorso. Esatto, poi le vote sulle persone si vota segretamente, che è a mia conoscenza. Ripeto, in sede di nomina della commissione elettorale, dove c'era la maggioranza
e c'era rappresentata l'opposizione, così si è votata e non mi sembra che ci siano state riflessioni o considerazioni in merito. Non c'è niente di che. Prego. Sappiamo chi sono i candidati almeno. Se allora segreto. Ok, va bene, buongiorno a tutti, va bene che diciamo è una prassi, ok, cioè il regolamento lo specifica, ok, però visto che purtroppo mi preme sottolineare questa cosa, non è chiaro, mettiamola così, quali sono i membri di opposizione e quali sono i membri di maggioranza in questa assise, eh sì, caro Presidente. Sarebbe opportuno che si palesasse questa cosa, che si palesasse la maggioranza decide. Che si palesasse, perché i ruoli dati all'opposizione devono rimanere in carico all'opposizione, certo. E quelli che spettano la maggioranza, ci mancherebbe altro, però non sono più chiari questi paletti, non ci sono più questi paletti. Quindi è necessario sapere chi è votabile in maggioranza, chi in maggioranza e chi in opposizione. Noi dell'opposizione sappiamo qual è l'opposizione. Non può essere. Io pretendo che venga fatta chiarezza in questo campo. Prego. Votiamo uno dell'opposizione, quindi viene detto uno dell'opposizione. Ma io non ho messo come stanno facendo. No. Comunque, l'articolo 59... recita in tal senso, se proprio, ripeto, non è questione mia, personale, perché sembra che siamo curva nord e curva sud. Abbiamo fatto e lo dice anche il regolamento. Punto. In commissione avete avuto modo di discutere anche sui nomi, probabilmente ufficiosamente, io non lo so questo, ma non venite però oggi a esporre un problema che secondo me non c'è per un mio modesto parere, poi tutte sono legittime le rimostranze, però voglio dire, mo discutere sul fatto se è palese o segreto mi sembra quantomeno inopportuno, però voglio dire, oltretutto c'è il regolamento che lo dice, oltretutto abbiamo fatto sempre in questo modo, quindi non mi sembra che ci siano i margini per poter discutere. C'è qualcun altro che vuole? Prego Cozzi. Grazie. Presidente, io più che altro volevo capire quale sarà il sistema di votazione, cioè considerando che noi dobbiamo eleggere tre membri, mi sembra, sì, di capire, no? Giusto? Sì, sì. Due di maggioranza e uno di opposizione. Bene. Qui... No, no, vabbè. Io beh, ma stiamo facendo uno, questa immagino. Questa delibera dei gemellaggi. Uno stiamo facendo. Beh, però... Dai, prego. Però credo che le votazioni saranno due, esatto. Non credo che... Beh, sì, ecco. Come no? Quindi volevo capire, noi esprimiamo quanti nomi nella scheda? Tre. Quindi esprimiamo tre nomi. Ma io ripeto, ma questa è una cosa che avremmo... Si dice che chi domanda non sbaglia, quindi io... Perché solitamente capita anche che si vota... Vogliamo, siccome presupponevo... Sapere, sì, un attimo, consigliere, non c'è problema. Presidente, siccome presupponevo che ci fossero stati nomi, che mi sembra importante come argomento, insomma, però un accordo ci si poteva trovare. Se volete possiamo sospendere due minuti, se volete, così vi chiarite, perché io pensavo che insomma, era una votazione abbastanza debole. Il fatto della votazione segreta, cioè, è più un fastidio che non altro, se vogliamo, cioè, nel senso, almeno per chi deve poi stare a scrivere e poi dire tutti i nomi, però così è il regolamento, non è che me lo sto inventando io. Prego consigliere. Consigliere comunale. Vale. Prego. 9? Presidente, se posso dare un mio contributo, per prassi la maggioranza vota i membri della maggioranza e l'opposizione vota il proprio nominativo. Se la maggioranza dovesse mettere tre nominativi, si andrebbe a scegliere il membro di opposizione. Abbiamo fatto sempre così, non tre nominativi. Però
questa cosa l'avreste dovuto fare, lo devo fare allora, io continuo il mio discorso. Beh, giustamente mi consigliate di fare una cosa che avreste dovuto fare prima. Io non lo so che devo fare io, per me va bene tutto, però la dovete trovare. Ecco perché vi sto chiedendo, sospendete due minuti e mettetevi d'accordo. Se facciamo come abbiamo detto prima, noi ci scegliamo il membro di opposizione, nonostante la vostra indicazione, appunto, ha sempre funzionato così. Sto dicendo, sospendiamo noi... due minuti, che cambia? No, volete? Prego. Io, per me va bene tutto, l'importante è essere d'accordo. Buongiorno. Io, come diceva Feliciano, per dare un contributo, io penso che se la maggioranza ha già dato le indicazioni e ha le idee chiare, la sospensione non serva. Se la minoranza ha le idee chiare sul proprio nominativo, l'unica cosa da chiarire è quante sono le votazioni e se le indicazioni sono diverse per le due votazioni. E poi, è chiaro che il voto serve per eleggere tre componenti, ma con il voto limitato a due per le ragioni tecniche che diceva Feliciano, d'Ignazio, perché altrimenti potrebbe accadere quello che lui dice, ancorché c'è un accordo e c'è stato accordo in tutte le attività regolamentari che abbiamo consumato in questa mattinata. Quindi voto segreto, si può procedere con l'urna messa lì, le indicazioni della maggioranza sono quelle che avete già dato, le indicazioni della minoranza le diremo fra di noi, tanto il voto è segreto, e quindi procediamo. Se le votazioni sono due, ne facciamo una per volta, se le facciamo una per volta la successiva dobbiamo rifare le indicazioni, che se sono le stesse sono le stesse, se sono diverse sono diverse. Possiamo procedere senza sospensione. Facciamo una votazione per i due di maggioranza e una votazione per quella di... votiamo tutti, il voto è limitato a due, cioè non si possono esprimere non si possono mettere tre nomi sulla scheda. Quindi la maggioranza, se ne vuole leggere due, deve votare quei due, la minoranza leggerà i suoi. Va bene, facciamo due votazioni, cioè abbiamo bisogno di doppi biglietti. Prego. Va bene. Come no? Due votazioni? Ma sempre due votazioni, cioè sempre tutti dobbiamo rivotare, che vuol dire? Mica... scusate, se no... La votazione è sempre la stessa, unica votazione, per eleggere i tre. Una volta eleggiamo i due di maggioranza, una volta eleggiamo il membro. Quindi la votazione la facciamo unica, perdonate. È unica, allora non è solo due votazioni. No, perché ci sono due commissioni da eleggere. Due, io parlo della seconda commissione, non perché ci sono due indicazioni diverse. Vabbè, votiamo poi. Ok, grazie. Quindi quanti nomi vanno indicati nella scheda? Uno, tre. Due. Due voti, due nomi fai indicare nella scheda. Non ho capito, scusa. Secondo me c'è un mio 3-9. Chi vince a vince. Tu potresti votare anche per la maggioranza di mette giù, non destabilizzare un così. Noi quando potevamo dire di sopra. Sì, sì, sì. Io ho messo anche l'urna. Tu voti la ponente. Chiedo io. No, 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 aspetta, che votate? Ma votate 2-1. No, due persone o tre persone? Tre potevo farne. Secondo me la fa tre. Ma io non lo so. Ma scusa, questa è come la votazione elettorale. Ma schifo. Un nome nella scheda. Io sono convinto che...
andavano tutte e tre i nomi, perché quella era la cosa più semplice. Ma voi lo volete complicare, per cortesia. Guardate che il pubblico ci guarda anche in questi momenti, però, perché voi giustamente dite, noi giustamente dite, il pubblico ci ascolta da casa, però poi se noi... Ecco, ma io stiamo vedendo quello. Ripeto, cosa che avreste dovuto fare in sede probabilmente di commissione, non adesso. No, a voi e ai componenti, perché l'avete deciso insieme, cortesemente. Voi, come no? Te lo dico io che l'avete deciso insieme. Forse lei non c'era, tu non c'eri. Allora beh, avete detto probabilmente dei nomi, Antonio, no, non dice le fesserie. Vogliamo un attimino fermarci un minuto, così decidiamo? Io credo che sia opportuno, perché sennò qua diventa, anche per chi sta da casa. Ci fermiamo due minuti, i capigruppo andiamo un attimo in sala giunta, se volete, e chiariamo questa cosa. 5 minuti di sospensione, per favore. No, prego. Ah? Non ho capito. Ci fermiamo, quello.
Io, innanzitutto rifacciamo l'appello, mi sembra la cosa più necessaria. Prego, segretario, facciamo l'appello. Sì, grazie Presidente. Ottavio De Martinis, presente. Ernesto De Vincentis, presente. Amiconi Alice, Ballarini Paola. Ballarini Paola, Cozzi Walter, Da Ventura Claudio, assente, Di Battista Corrado, non c'è quello Di Battista, Di Costanzo Romina, Di Felice Valentina, Di Ignazio Feliciano, Di Pasquale Francesco, Fidanza Vincenzo, Forconi Marco, Girosante Stefano, assente, Manganiello Giuseppe, Maragno Francesco, Menè Giuseppe, Palungo Danilo, Panichella Raffaele, Ruggero Lino, Saccone Antonio, Silli Lorenzo, Straccini Gabriele, Tocco Adriano. Ventidue presenti. Il primo. Vabbè, grazie, il consiglio è valido. Allora proseguiamo nella votazione dell'argomento dei componenti al comitato di gemellaggio. Faremo una sola unica votazione con l'espressione di un solo nominativo. È chiaro che se la scheda ci fossero due nomi vale il primo, mi sembra ovvio perché magari uno esprime due o tre, vale il primo, esclude il secondo. Esatto, i tre più votati conteremo, farà il sindaco, va bene? Scusate, l'ho detto di proposito, non è che ho sbagliato, perché il sindaco ha aggiunto nelle ore notturne, perché di giorno rimane Ottavio. Scusate la battuta, non è più colpa nostra che vostra, quindi. Grazie, allora vogliamo andare in ordine di altezza. Vai, dov'è l'urna? Ah, ce l'ho qua. Allora voto io per. Avete votato? Prego. Il cerimoniere Tocco Adriano, prego Tocco, passi alle penne. Il cerimoniere, lei si occupa di turismo. Passa la penna, se no come vota la signora? Te lo regalo, eh. Sarà sicuramente emozionante. Quando avete finito di richiudere, ci siete? Posso? Io non ti ho detto nulla, ho detto cerimoniere, però vabbè, se prendi tu ancora meglio, dai, fai un favore a chi di dovere, l'importante è che votiamo tutti. Voi avete, fate da voi, Ballarini, Fidanza, tutti, Romina ha dato. Buongiorno consigliere Cozzi. Mi sembra, quando si fa la prima comunione alla fine si danno le bustarelle di... Bustarelle un po' improprio parlarne qua perché non è il caso, però così sembra. O la cresima. Abbiamo... Quanti ne siamo? 22? Compreso il sindaco 22, vero? Andò, dici il numero giusto, che il sindaco... Mi hai risposto, quindi presupponevo che... Perfetto. Siamo 22, quindi io... Scrutatori sono... Come no? Tu, Alice... Però lo faccio io. Faccio io. Facciamo insieme, dai. Va. Allora, prima di tutto io direi fate voi perché siete gli scrutatori. Così, esatto. Io apro. Prima di tutto contiamo, no, contiamolo se sono. Vabbè, tanti qua. Ancora là. No, ma siedo qua. Questo lo. Quanto peso? Ecco Romina. Ecco, sì, è presidente di seggio. Ma tanto non ti riserve.
Se vengono cartucci, ci vuole essere altro. Sono 22. 22 schede. Bene, perfetto. Vai. Ok. Apriamo. Che facciamo una volta. E poi lo dai a me. Forconi. Mo li separo io. Sì. Se ti vuoi sedere. Romy, fallo tu. Forconi. Ma che devo fare? Cioè metti forconi, forconi. Ah, ok, sì. Forconi. Forconi 3. Aspetta, mo mi tolgo la mascherina. Romina di Costanzo. Forconi. Panichella. 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 Romina di Costanzo. Panichella. 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 Forconi. Forconi. Panichella. Di Costanzo. Di Costanzo. Di Costanzo. Forconi. Aspetta che poi fa. Panichella. Forconi. Ok. Allora. Allora, le contati tu. Ok. Li rivediamo? Un segretario? Due. Otto forconi. Quindi sono loro gli eletti. Prende la maglia rosa. Otto forconi. Otto forconi. Cinque di Costanzo? Quattro e cinque. Cinque e nove panichelle. Perfetto. Maglia rosa, panichella. Va bene, sindaco di notte. Ok, vabbè, ma ci sta, ci mancherebbe. Scusami, segretario, questo te lo lascio, che è parte della votazione. Allora, questo, il punto numero 6 è stato approvato. Che volevi dire qualcosa? Prego. Sì, se è veloce perché... veloce. Cioè non c'è da votare. No, abbiamo... no. La nomina è stata fatta? Beh sì, sono i nominati i consiglieri eletti, tre ne erano, non è che. Gli eletti chi sono? E non si è sentito. Panichella. Io l'ho capito. Espressione di? Panichella. Espressione di chi ha votato? Quanti voti ha preso Panichella? 9 persone hanno votato Panichella. Io non so chi ha votato Panichella, ma. Voi, non è detto, io non sono certo che tu hai votato a Romina, quindi io le ho votate, quindi allora mi manca un numero, io ho votato la Romina, no vabbè, Paolo se è segreto però voglio dire, Però a questo punto prendiamo atto che il consigliere Panichella è a tutti gli effetti membro di maggioranza. Posso parlare oppure devo avere il tuo beneplacito? Per veramente farlo? Però, per cortesia... Sta parlando perché è giusto. Allora, dal momento in cui ci sono ruoli precisi che vengono attribuiti alla maggioranza ed altri all'opposizione, a questo punto acclarato che il consigliere Panichella è entrato a tutti gli effetti nella maggioranza, pretendo che lasci i ruoli che sono dell'opposizione. Il consigliere Panichella ha due vicepresidenze delle commissioni che sono ruoli dell'opposizione. Quindi a questo punto il consigliere Panichella deve dimettersi da quei ruoli. Grazie, grazie consigliere, consigliera Paola. No, vabbè. Scusate, magari su questo fatto può fare anche una lettera scritta dove... Beh, se no c'è bisogno di una votazione, non so se ce l'ha, come devo dire, mi fai a me, dico, una letterina di rivedere le commissioni in base al regolamento, secondo questa teoria che dici tu, so come devo fare io. Ho capito, ma non è che perché...
però scusami, chiudo qua perché non mi sembra argomento. Non è che se un consigliere vota un documento di una maggioranza o viene eletto, può avere anche. No, ti sto dicendo, mi fai una comunicazione, per quello te lo sto dicendo, non perché io sto dicendo che quello che dici tu politicamente non è corretto. Abbiamo potuto nominare per esempio un consigliere nella persona di Panicali perché riteniamo che sia un esperto di quel settore, per esempio, magari è così o non è così, però ti sto solo chiedendo di fare una comunicazione, poi si prenderà atto, no? Grazie, non chiedevo niente di più. Allora, se il 6 l'abbiamo fatto, sì, designazione consiglieri comunali per il tavolo permanente per il coordinamento dell'azienda internazionale del territorio di Montesilvano. Punto 7, chi illustra qua? Io non so neanche, quindi dobbiamo rivotare, io non conosco. Ah, rivotare in forma, facciamo la stessa votazione. Una votazione, sempre tre componenti? Sì, regolamento per le tre componenti. Io non ci sono ancora. Va bene, quindi rivotiamo. Le schede. Questo è per la provincia. Poi vota per il comune, poi per la provincia. Anzi, per la nuova Pescara, rivotiamo. Come vuoi? Vabbè, ma abbiamo fatto così, se no mi sembra che l'hanno sbagliato prima, no, sbagliamo due volte più. Se ne accorgi di più. Scusi, cerimonia Erminia. Tieni. Come porta i camici che. Con nome e cognome. Te l'ho dato. Grazie. Questo è per che cosa? Questo è per consigliere tavolo permanente coordinamento azione internazionale del territorio nazionale. Ma è la stessa cosa, ma questo riguarda lo stesso provvedimento. Cognesi! Ma scusa Romina, ma questa è la stessa cosa, la stessa commissione. Quello delle? Gemellaggio, questo internazionale. Io vado a siamo sempre 22? Sì? Non è uscito, non è entrato nessuno. Prego la velina. Aspetta, avete messo lo. Avete invocato? Paola, scusa. Ah. Questo è l'unico programma che ha i velini, non le veline. Sono pure datati. Avete votato? Più elegante del consiglio. Pure Francesco devo dire. Però è. Avete votato? Corrado si veste la moglie gli getterà i vestiti da sopra il balcone. Oh, io è la prima volta che mi hai comunicato. Invece la seconda, al piano sotto me, tutti, 3-4 vestiti in mezzo alla strada. A corri sotto, passa la macchina, sta morta caccherone, è di sera. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ali, fai qualcosa. Ci sono 21 perché si va. Ah. 21, giusto. Romiti. Romina. Romina. Almeno di controllo, non ti voglio far lavorare. Ma.
No, è il primo seduto, quindi. Vai Romita. Sì, separa Romita. Sì, separa. No, no, parla tu, vai. Di Costanzo. Di Costanzo. Panichella. Di Costanzo. Di Costanzo. Forconi. Panichella. 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 Forconi. Fuori. Forconi. 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 Di Costanzo. Forconi. Panichella. 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 Ok. Perché il sindaco non ha votato. 8 Forconi. È uscito. Il sindaco è uscito. Ok. Sì, sì, 8 Forconi, 8. Sì, ok. Sì. 8 Forconi, 8 Panichella, 5 Di Costanzo. Perfetto. Pari. Pari tra Forconi e Panichella. Otta volta. Alle supplementari andiamo. Poi ricordi direttamente. Adrià? Prima della cosa. Chiedi. Sono un ordine aggiuntivo. Sì. Sì, sì, lo... Presidente. Prego, scusate. Grazie Presidente. Prego, un attimino per favore, grazie. Sì, sì, sì. No, 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 di tu che mi devi dire, Adriano? Poi volevo chiedere la possibilità di anticipare il punto dell'ordine aggiuntivo prima delle interrogazioni per discutere quell'argomento. Va bene, grazie. Sì. Allora, il consigliere Tocco mi chiede di anticipare, vabbè, di solito le interrogazioni sono messe alla fine, quindi... però è giusto l'osservazione che è di anticipare l'ordine aggiuntivo al Consiglio Comunale che è accoglimento istanza di permesso di costruire ai sensi della legge regionale. No, no, però io esigo in un parolone. Preferirei che si votasse su questa cosa. Quindi chi è d'accordo ad anticipare? Allora. No, 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 non sono d'accordo. Quindi li conti? E 5 contrari. Ah, contrari? No, contrari, vabbè, uè. Sull'anticipo della... Perfetto. Va bene, il Presidente della Commissione può illustrare l'argomento. Posso chiedere in merito ordine dei lavori? Prego. Un attimo solo. Che numero c'hai tu? Prima estratto. Che numero c'hai, scusami? Vai. Allora, in merito a questa delibera, noi chiediamo se può essere ritirata
e discussa in commissioni per poi essere di nuovo riportata in consiglio, perché grazie. Non abbiamo avuto modo, cioè è passata velocemente, non abbiamo avuto modo di poterne ragionare e capire di che stiamo parlando. Quindi se siete tutti d'accordo io chiedo se che possa essere ritirata, grazie. Grazie, non votare, vogliamo rivotare su questa cosa, mi sembra che la maggioranza chiede di che l'argomento sia discusso, poi magari. Prego Presidente. Allora, si tratta di un'istanza che è pervenuta a questo ente riguardante un permesso a costruire ai sensi della legge regionale 49/12, di fatto si chiede un si vota, non è che ogni parola votiamo, c'è una cosa di discuterla, l'abbiamo già votata. Ma la risposta è che il Presidente sta illustrando l'argomento, mi sembra più eque. Però prego Presidente, poi parla dopo il Presidente, prego, non puoi parlare, non è prenotato, prego Presidente. Allora, io ci tengo a precisare che in commissione è stato presente l'ingegner Nicolò. E su questo argomento ogni dubbio che è stato sollevato da chiunque era in commissione è stato chiarito in maniera abbastanza fluida, quindi è stato di fatto letto anche il testo normativo di quello che è il recepimento del decreto sviluppo da parte della Regione, tutte le osservazioni che erano state fatte al dirigente sono state chiarite, quindi non c'è motivo per il quale non dovremmo votare questa delibera. Ricordiamo che all'interno di questo permesso a costruire si dà la facoltà, sempre in base a quello che è il decreto sviluppo, di cambiare la destinazione d'uso di una parte della volumetria esistente, essendo questo questo edificio oramai a ridosso di una zona che è diventata completamente residenziale, perché non possiamo negare che nel corso degli anni con le costruzioni degli edifici adiacenti a quella zona ha fatto sì che quella zona che di fatto risulta area artigianale D sia rimasta una piccola parte di quel territorio. E vorrei ricordare che fino a qualche anno fa in quell'edificio c'era anche una scuola che c'è stata per tanti anni, per far capire che oramai non c'è alcun motivo da parte dell'amministrazione di non voler accettare un accoglimento di queste istanze. Faccio presente che sulla base di 9.600 metri cubi esistenti viene fatta una riqualificazione dell'edificio che porta a una costruzione di 7.600 metri cubi, quindi c'è tra l'altro anche una diminuzione della volumetria che viene costruita su quel lotto, oltre alla riqualificazione di quell'area che oggi come oggi è sotto gli occhi di tutti. Quando si passa su quella strada si vede, sembra un'oasi nel deserto, perché si vede quell'edificio che purtroppo da diverso tempo non è utilizzato e non è una bella cosa. Faccio presente che tra l'altro nella delibera anche una proposta che è stata avanzata da parte della società di voler realizzare ulteriori opere oltre quelle di cui si è accollato. C'è anche l'assessore proponente qui in consiglio che, se volete, è a disposizione per qualsiasi questione, quindi Presidente non ci sono ulteriori ulteriori cose da aggiungere. Grazie Presidente. Prego. Io se posso. Grazie. Prego. Come un po'. No, semplicemente nel merito non entro. No, nel merito. Voleva dire prima qualcosa. Noi abbiamo, giusto per riportare la palla al centro, abbiamo votato sull'anticipo della delibera dell'ordine del giorno, rispetto al quale noi ci siamo astenuti perché riteniamo che non sia stata sufficientemente
discussa nel mese. Poi c'è stata un'istanza del consigliere Straccini di stralciare dall'ordine del giorno questa cosa. E vabbè, ho capito, però voglio dire, almeno quel minimo di dignità alla minoranza di dare una risposta. Invece no, proprio. Ma la risposta la dà del presidente. No, presidente, io parlo, Scusa. Allora, se noi facciamo un'istanza, credo che sia doveroso da parte dell'Assise dare una risposta. E la risposta sta dando il presidente, la maggioranza ha deciso di portare avanti l'argomento. Io sto chiedendo a lei, presidente, E io sto rispondendo a lei. No, io le ho detto perché questa istanza non è stata messa ai voti. Lei era necessario metterlo ai voti. Se voi ritenete che noi ci dobbiamo stare zitti e basta, zitti e buoni, non alla mi sembra, noi stiamo parlando più degli altri. Zitti e buoni. No, no, allora prego, venga al contenuto, però lei consente in ogni caso, non ci dà la possibilità. Ma come no? Perché non l'ha messa ai voti? Non è necessario mettere ai voti. Non è necessario mettere, questo lo dice lei. Secondo me qualsiasi istanza venga fatta debba essere messa ai voti. Nel merito noi non entriamo, nel senso che riteniamo che debba essere approfondito. Per cui, per quello che riguarda il nostro gruppo, poi vabbè, c'è il capogruppo, noi ci asterremo evidentemente. Quindi, intervento e dichiarazione di voto quindi allora ecco, vedi, dopo io, perché sennò poi non si capisce. No, quando io dico dovete intervenire, intervenite, però alla fine mi dice favorevole, astenuto e tutto, vuol dire che il discorso è chiuso. Allora io sono intervenuto solo sulla procedura. Ha detto la dichiarazione di voto, l'ultimo atto però, quindi. Mo, io guardi, se è per una soddisfazione, ma non per dignità, perché è tutt'altra cosa di dignità, io posso anche votare, ma è solo una perdita di tempo, perché, ripeto, la maggioranza si è già espressa. Prego, chi vuole intervenire? Prego, Firenze. È uguale. Vai. No, non ti preoccupare, vai. 18 chi è, scusami? Perfetto, fatto. Visto che non c'è la possibilità eventualmente dopo, allora chiedo chiarimenti. Qua parliamo accoglimento istanza di permesso a costruire ai sensi della legge regionale 49-12 e così come recepita a questo ente, scusate ma a questo giusto atto del Consiglio Comunale numero 3/13, numero 37/16 e numero 19/18 ditta Alfa Omega SRL. Allora io una cosa sola volevo sapere, se è facoltà dell'amministrazione fare questa cosa o una volta fatta istanza è obbligata a accogliere questa istanza? Poi magari se ci sono altri, se no facciamo, poi magari sono anche le stesse risposte. Se c'è Enzo voleva intervenire, quindi è una domanda, questo poi l'assessore risponderà. Vai Enzo. Allora grazie Presidente, io non entro nel merito della delibera perché il mio intervento è di natura squisitamente politico. A me non interessa se siamo obbligati, perché se siamo obbligati non credo che un atto obbligatorio debba venire in consiglio comunale, è una presa d'atto allora, non è accoglimento istanze permesso a costruire come se il consiglio comunale ne dovesse discutere. Se il consiglio comunale ne deve discutere e deve arrivare ad una determinazione, una questione importante come quella dell'urbanistica e soprattutto un cambio di destinazione d'uso, perché io colgo le parole del Presidente della Commissione che dice la riqualificazione di un pezzo di città che ci può anche stare, ma la riqualificazione di un pezzo di città lo decide il Consiglio Comunale se deve andare verso quell'indirizzo oppure no. Io quello che voglio sottolineare, quindi da un punto di vista squisitamente politico, è com'è possibile che per punti, ancorché molto importanti, ma comunque diciamo così di meno importanti da un punto di vista della programmazione territoriale da parte del Consiglio Comunale, si è avuto tutto il tempo, basta guardare l'ordine del giorno del 21 maggio e tutti i punti che sono finiti nell'ordine del giorno sono 9,
sono stati lavorati, sono andati in commissione, ci sono tornati probabilmente, poi è stato necessario fermarsi pure stamattina per discutere come si doveva votare, cioè tante riflessioni per questioni che potevano essere un po' più veloci, devo dire. Poi arriva un punto invece di un'importanza strategica, perché riguarda l'urbanistica, perché riguarda la riqualificazione, perché riguarda l'impegno sul territorio e addirittura le modificazioni di destinazione d'uso, che non solo non va all'ordine del giorno, ma va nell'ordine del giorno aggiuntivo. E nell'ordine del giorno aggiuntivo che porta la data del 26 maggio, quando il Consiglio Comunale è convocato per il 27 maggio. Ora io dico, a me basta questo per prendere una posizione politica sull'argomento. Non discutere dell'argomento. Io non ne voglio discutere, perché se questa è la procedura di un argomento così importante, c'è qualcosa che non va, ma non sulla richiesta, io non sto giudicando la richiesta, c'è qualcosa che non va nella formazione degli atti e nella formazione della volontà del Consiglio Comunale, al di là di poi come le varie nostre posizioni si esprimeranno definitivamente sull'atto. Non si può, per argomenti così importanti, passare velocemente in commissione e fare un ordine del giorno aggiuntivo il giorno prima, probabilmente 12 ore prima del Consiglio Comunale convocato. A me basta questo per bocciare politicamente questo provvedimento. E questo è un provvedimento che lo si boccia non da un punto di vista amministrativo, io lo boccio da un punto di vista del percorso politico. Io lo voglio sapere, perché io posso anche essere d'accordo e voglio votare favorevole, ma lo voglio sapere. Ne voglio parlare, mi voglio rendere conto. Io sono sicuro che io non mi sono reso conto. Dici, forse potevi partecipare alla commissione urbanistica, io non ci faccio parte. Ma voglio dire, tutti noi siamo consapevoli di cosa stiamo facendo? Tutti noi siamo consapevoli che forse non potremmo fare qualcosa di migliore di quello che ci stanno proponendo? Non lo so. Ora dice, l'assessore farà la sua relazione. E dopo che l'assessore ha fatto la relazione, cosa facciamo? Basta? Non basta, ma non perché lui è impreparato, non perché lui non sarà capace di parlare un'ora. Il punto è che è mancato il lavoro prima. E la politica in argomenti così importanti non può e non deve tirarsi indietro. Ecco perché la richiesta politicamente sostenuta dalla minoranza di dire, per piacere, non è questione di essere contro o favorevole, vediamola meglio, parliamone. E voi vedete che ogni volta che noi parliamo degli argomenti, ogni volta che noi possiamo dire la nostra, poi magari l'abbiamo detta la nostra, magari votiamo pure con astensione, contro, però ci abbiamo provato e abbiamo collaborato. Noi chiediamo soltanto questo, perché quando questo ci è consentito, noi alziamo sempre la mano, sempre, non siamo in opposizione per definizione, per un'assegnazione di un territorio. Noi siamo all'opposizione perché questa è la regola dei numeri, ma siamo ragionevoli e quando questa ragionevolezza ci porta a votare favorevolmente lo facciamo, non abbiamo mai una posizione precostituita, vi prego però non ne abbiate neanche voi un'altra contrapposta alla nostra. L'argomento è importante, ritiriamolo, che non è la bocciatura politica, è soltanto di doverne parlare meglio, non con un punto all'ordine del giorno aggiuntivo. Io quindi chiedo, con questo ragionamento di ragionevolezza e di buonsenso, di non andare allo scontro del voto contro un altro voto, perché su argomenti così importanti credo che sia sbagliato. Grazie, signor Fidanza. Ci sono altri interventi? Non mi sembra. No, quindi l'assessore se vuole rispondere ai due interventi. Non ci sono altri interventi, poi si procede alla votazione. Dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto, certo. Okay. È obbligatorio. Allora, buongiorno. Intanto sposo appieno la rappresentazione del consigliere Lino Ruggero, che ben ha fatto quando ha evidenziato quei caratteri importanti di questa operazione che determinano evidentemente il raggiungimento di un interesse pubblico che peraltro riguarda un'area che effettivamente risulta tra le più degradate oramai di Montesilvano, perfettamente inglobata da un contesto urbano in cui stona palesemente, anche alla vista dei passanti. Sposo anche parzialmente le parole del dottor Fidanza, le sposo
in linea generale nella misura in cui l'urbanistica è una materia così complessa che necessita evidentemente di più di un passaggio per poter rappresentare al Consiglio Comunale cosa accade quando viene chiamato in causa. Devo dire di contro che la fattispecie che stiamo analizzando purtroppo non si è prestata a questo canonico iter, di cui anch'io sono consapevole e fermo sostenitore. E la ragione è una ed è la più importante. Il legislatore, con la logica di consentire agli imprenditori, di stimolare gli imprenditori alla riqualificazione urbana, ha inserito nel nostro sistema, con la legge di bilancio 2021, l'ultima, la possibilità, nel caso di demolizione e ricostruzione, di poter usufruire di contributi statali, il cosiddetto ecosisma bonus. Solo che nel farlo ha posto un limite temporale segmentale che si chiude al 31/12/2021, entro la cui data l'imprenditore deve aver realizzato e deve poter dimostrare di aver realizzato almeno il 60% dell'intervento che nasce proprio dal sentimento di poter sfruttare i contributi statali. L'imprenditore si è proposto all'ente comunale con l'idea di poter applicare la legge regionale numero 49 del 2012, ed in particolare l'articolo 5, e quindi, come fanno tanti altri imprenditori in tutto il territorio italiano e anche a Montesilvano, di poter, con la semplice fase istruttoria endoprocedimentale che prescinde dalla parte politica, raggiungere l'obiettivo di fare un cambio di destinazione d'uso, sviluppare un'area consapevole di poter usufruire dei contributi statali. Quando con il dirigente abbiamo approfondito la materia, per il vero io sono stato un sostenitore assoluto della competenza degli uffici, quindi neppure della giunta e neppure del consiglio comunale, rispetto all'applicazione dell'articolo 5 della legge regionale che prevede il decreto sviluppo, che lo assorbe il decreto sviluppo. Perché se leggo l'articolo 5 attentamente mi rendo conto che, rispetto a tutte le subcategorie che sono specificatamente elencate, il legislatore fondamentalmente qualche categoria la dimentica, però ci dice pure che le aree omogenee possono essere assimilate a quelle categorie e quindi consentire agli uffici di procedere con un'evasione endoprocedimentale della posizione, evitando quindi che sia il Consiglio Comunale o la Giunta Municipale a doversi esprimere sul punto. Solo che il dirigente ha ritenuto, alla fine di un'attenta analisi, a questo punto correttamente, di applicare la norma, sempre dell'articolo 5 della legge regionale, che prevede la possibilità per le amministrazioni comunali di implementare quell'elenco, quella enucleazione di categorie che possono, con semplicissimi procedimenti endoprocedimentali, consentire una trasformazione della destinazione d'uso con rapidità e consentire quindi all'imprenditore di fare l'operazione e usufruire dei contributi statali. Sicché, Enzo Fidanza, a seguito di un'attentissima istruttoria che è completata lunedì di questa settimana, abbiamo deciso con il dirigente di sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale questa fattispecie, consapevoli però che l'imprenditore, se non ottiene il titolo nell'arco di pochi giorni, in alcun modo riuscirà ad eseguire l'intervento, provocando in punto di interesse pubblico per la collettività un gravissimo danno, e il danno consiste nella impossibilità dunque di poter vedere riqualificata integralmente un'area, perché l'imprenditore, perdendo i contributi di ecosisma, non realizzerebbe più l'intervento, l'impossibilità di poter allargare il fronte strada, perché l'imprenditore procederebbe con delle cessioni, l'impossibilità di godere di spazi verdi, perché l'imprenditore si preoccuperebbe pure di rispettare gli standard, l'impossibilità di poter godere a bilancio di centinaia di migliaia di euro, accompagnati peraltro da un'ulteriore dazione chiamata atto di liberalità per ulteriori 50.000 per opere, esecuzioni o monetizzazioni almeno 20 del prezziario regionale.
Allora, in una situazione di normalità, probabilmente, se avessimo potuto col dirigente, l'atto l'avrebbe fatto endoprocedimentale, come accade in tante zone della città in cui il Consiglio Comunale non viene chiamato in causa, ma vedete dall'oggi al domani, nostro buon grado, spuntare riqualificazioni urbane importanti e finalmente, direi pure, anche proprio per l'effetto dell'ecosisma bonus o per il bonus 110 o per il bonus 90 facciata, che va sfruttato entro i termini previsti dal legislatore. Diversamente non saremmo dovuti passare per il Consiglio Comunale, ma in questo caso, proprio perché c'è un piccolo difetto anche nella delibera di Consiglio che ha ratificato, approvandola integralmente, la legge regionale della Regione Abruzzo, la numero 49 del 2012, abbiamo ritenuto di dover andare a implementare quelle categorie per consentire all'imprenditore, sfruttando i contributi statali, di intervenire immediatamente sull'area, di riqualificare l'area e di consentire all'ente pubblico di godere del vantaggio pubblico, peraltro implementato da ulteriori dazioni che in realtà non sarebbero state dovute. Detto questo, quello che noi abbiamo chiesto al Consiglio Comunale, che abbiamo condiviso col Consiglio Comunale, è in buona sostanza di decidere se o meno il Consiglio Comunale abbia voglia di venire incontro ad una esigenza dell'imprenditore e dunque di riflesso della collettività e frustrare i propri soliti e canonici tempi di istruzione e di istruttoria, di valutazione delle posizioni, comprimerli completamente nell'interesse pubblico per consentire all'imprenditore di fare l'intervento, o diversamente di volerci arroccare, Enzo, su delle posizioni standard generalizzate che però purtroppo, per cause che non sono dipendenti né da me né dal sindaco né dall'amministrazione, non possono essere rispettate come al solito, proprio perché l'imprenditore diversamente non procederebbe all'opera di riqualificazione di quell'area, per ragioni che peraltro anche per sé non dipendono da una sua volontà, ma dalla impossibilità di riuscire nel segmento previsto dal legislatore a portare avanti questa realizzazione e ad introitare contributi per i quali e solo per i quali lui farebbe l'intervento. Questi sono i motivi della celerità. Facoltà della pubblica amministrazione di deliberare? Evidentemente sì. La pubblica amministrazione, come previsto dall'articolo 5 della legge regionale 49 del 2019, ha la possibilità di implementare quelle categorie di destinazione che tra di loro sono omogenee e che consentono un mutamento semplicemente con atti endoprocedimentali degli uffici urbanistici. Detto questo, stiamo parlando di decreto sviluppo. La logica del legislatore è quella di consentire una riqualificazione, sicché si parte dall'origine che quell'area sia completamente degradata, come lo è. Allora la domanda è: vogliamo continuare a tenere un'area degradata, non consentendo agli imprenditori di sfruttare i contributi e non consentendo alla collettività di poter godere di un'area completamente riqualificata, in un contesto peraltro completamente urbanizzato? Intorno a quel contesto ci sono solo residenze, quindi l'intervento sarebbe completamente omologabile alla zona. Quella si va a calare proprio in un contesto già residenziale, o diversamente vogliamo arroccarci su una linea di principio che io condivido in generale, ma non nel caso di specie? Questo è il vero tema. Grazie. Dichiarazione di voto, Finanza. Prego. C'è nessun altro voleva intervenire? Dichiarazione di voto, intervenuto. Vabbè, nella dichiarazione. Però Panichella, come dichiarazione di voto? Prego. Dichiarazione di voto? Vabbè, per dichiarazione di voto. Ah, voleva, vabbè, uguale, prima o dopo, non credo che cambi. Prego, prego. Vabbè, tante. No, allora io intervengo perché io mi ero soffermato soltanto sulla opportunità politica, adesso invece devo scendere, avendo ascoltato la relazione dell'assessore, sui termini tecnici in cui lui è sceso, e ci voglio scendere pure io. Cosa che non avrei voluto fare, perché ho detto parliamone meglio e poi torniamo in consiglio. Io penso che questa delibera venga in consiglio comunale, ancorché non l'ho potuta vedere, perché è necessario che venga in consiglio comunale, perché si tratta di un abbattimento, di una ricostruzione, di una modifica di destinazione d'uso. Non è che è utile o opportuno, è obbligatorio.
Questo intervento riguarda il sisma bonus, ecosisma bonus, che non è vero che finisce il 31/12/2021. Si deve vedere. No. Non è vero che finisce il 31/12/2021, punto. È già così, anzi può essere ulteriormente prorogato, basta che l'Europa chiude il percorso sul recovery plan, arriveremo al 31/12/2023, perché fa già parte della volontà del governo, basta l'Europa che dica sì. Ma non mi voglio fermare sulle date. Io dico, sì certo, io dico, la richiesta di un imprenditore che mette il turbo all'attività amministrativa, io vengo dal privato, quindi a me sfondate una porta aperta, non prendete la rincorsa perché vi fate male. Il punto è un altro però. Noi, quindi questo comune, questa attività amministrativa, domando, ha rafforzato l'attività amministrativa degli uffici urbanistici avendo riguardo a quello che sta accadendo sul sisma bonus e di quante attività l'attività amministrativa ha bisogno per consentire a tutti i cittadini, non solo ad un imprenditore, di poter sfruttare questa norma? Lo avete fatto? Gli uffici sono aperti dalla mattina alla sera? Mi risulta di no. Se non si telefona 500 volte, se non si prende un appuntamento a distanza di 30 giorni, non si riesce a parlare con nessuno. Intanto che accade questo per tutti i poveri cittadini, si fa l'ordine del giorno aggiuntivo per un imprenditore, sempre per il sisma bonus. Vi pare una cosa normale? E poi di contributi statali, ma di quali contributi statali parliamo? Ma lo sapete come funziona il sisma bonus? Se quello fa abbattimento e ricostruzione, sapete come funziona? Che lui realizza avendo i contributi del sisma bonus, ma non se li tiene per sé. Li vende abbattendo il costo dell'immobile a chi compra l'immobile. Sì, 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 è così. Stai tranquillo, è così. Sì, è così. Io non so, no, non quindi so, non l'abbattimento e ricostruzione porta in sé una tecnica che si chiama conto acquisti, quindi io quando vado a comprare un abbattimento e ricostruzione che c'ha dentro il sisma bonus, quando faccio l'atto pubblico dico che quell'immobile costa 200.000 euro, di cui 140 in contributi sisma, 140, 120, 120, 96, non so cosa, 96, quindi 200 meno 96 io pago 104. Quindi non è un contributo né all'impresa né alla collettività, è un contributo ai singoli cittadini che compreranno quegli immobili. Così come ce ne potrebbero essere tantissimi altri sul territorio. Ci stiamo occupando di tutti, correndo appresso a questo orologio di cui parliamo? Questa è la mia questione politica. Penso, ti devo invitare a 5 minuti. Purtroppo, sì, però le devo motivare le dichiarazioni di voto. Io avevo soltanto chiesto, non ne parliamo. 5 minuti. Ho capito, però ragazzi, cioè, se qua non riusciamo. Allora, in commissione non ci andiamo, facciamo gli ordini del giorno aggiuntivi, non mi fate parlare neanche in consiglio. Articolo 3, modificate il regolamento. Modifichiamo articolo 39, questo cavolo quindi di regolamento, modifichiamolo. Che Enzo, capisci che sei più. No, che c'è? Passaparole qua. Quindi, se voi ritenete che questa delibera, con le considerazioni che ho fatto, e mi fermo perché per le questioni di tempo, non voglio prevaricare nessuno, però avrei da dire altro. Prego, non. No, io dico. No, non abbiamo detto la stessa cosa. Non abbiamo detto la stessa cosa. Io ho detto che non abbiamo detto la stessa cosa. Perché tanto 15 giorni nelle tempistiche di cui parliamo, in assenza di parità di trattamento nei confronti di tutti gli altri che hanno bisogno dell'urbanistica per fare le sanatorie, per fare le. Che. Ma c'hai ragione! E allora se c'ho ragione fatelo! Bueno, scusate Enzo. Comunque la mia dichiarazione di voto, e non so se parlo anche per gli altri, ma penso di sì, è assolutamente contraria, non contro il provvedimento di per sé, ma per come lo avete collazionato e con la stessa velocità che noi vi chiediamo per tutti gli altri. Grazie. Che non è stato fatto così. Grazie consigliere Fidanza. Grazie. E io Panichella. Scusa, perché no? Prego, la fa. No, non perché non voglio farti parlare, mi dimentico. Dimentico. Sì,
Buongiorno a tutti, sindaco, la giunta, i colleghi consiglieri. Intanto voglio approfittare di questo intervento, rubo 30 secondi per ringraziarvi per la nomina precedente, quindi ringrazio tutti quelli che hanno espresso questo voto di fiducia sulla mia persona. È un ruolo a mio avviso importante e sicuramente cercherò di mettere, cioè non è necessario ridere, si può anche uscire se non si vuole ascoltare. Silenzio. Oppure la mascherina, che è meglio, così non vediamo. Soprattutto se poi quelle risate magari vengono da persone che probabilmente però, questo ruolo. Raffaele, ti devo sì, dire. Sì, vengo all'argomento. Quindi vengo al punto. Sto dicendo. Riguardo a questa delibera, io mi sono già espresso in commissione ritenendola comunque valida, perché è effettivamente un'opportunità per la città molto grande, per riqualificare un'area che invece altrimenti è abbandonata ormai da anni. E, però ho colto, diciamo, un paio di aspetti che potrebbero in qualche modo darci lo spunto per migliorare questo genere di delibere che sicuramente ricapiteranno in futuro. Intanto il primo punto è quello rispetto alla riduzione di cubatura, perché in questo caso ci troviamo davanti a una riduzione di cubatura di circa 2000 metri cubi che potrebbe essere, diciamo, imposta anche a tutti quelli che vorranno fare interventi simili in futuro, cioè della serie va bene, vuoi riqualificare, abbattere e ricostruire con un cambio di destinazione, però ti imponiamo comunque una riduzione della cubatura, perché in qualche modo vanno ad insediarsi un numero di persone molto più alte, quindi ad aggravare i problemi poi di parcheggi e comunque di utilizzo di quegli spazi comuni e delle aree collettive. E il secondo punto invece, quindi potremmo codificare, cioè della serie, proprio mettere dei paletti precisi, va bene, lo puoi fare, però la riduzione di cubatura dovrà essere del 15-20%, poi lo decideremo insieme, magari in commissione, con un tavolo di lavoro ad hoc. E il secondo punto è quello dell'erogazione liberale, perché in questo caso l'impresa ha comunque, per agevolare e accelerare probabilmente questo iter, ha proposto un'erogazione liberale abbastanza importante, perché si tratta di 50.000 euro, e anche questo è uno spunto che potremmo codificare, cioè imporre a tutti quelli che vorranno farlo in futuro, comunque, insomma, di fare delle opere per conto del comune oppure di monetizzarle, in modo tale che il trattamento è uguale per tutti, quindi non ci potrà essere la fattispecie di quello che vuol dare 50.000 piuttosto che quello che vuole dare 100 o 0. E quindi invito comunque la Giunta a riflettere su questo aspetto e a fare in modo che per il futuro questo possa essere in qualche modo, diciamo, il filo conduttore di questo genere di operazioni. Poi rispetto, aggiungo, dando in conclusione comunque il mio voto, esprimendo il mio voto favorevole, che abbiamo avuto comunque modo, tutti, e qui voglio rispondere un attimo al consigliere Fidanza, è vero che c'è stato poco tempo, però la delibera ci è stata mandata via mail, e quando poi però siamo venuti in commissione, cioè praticamente questa delibera, e te lo posso mettere pure se per iscritto se vuoi, non se l'era letta nessuno, quindi da una parte si reclama più tempo per ragionarci, però poi quando arrivano gli atti si viene in commissione comunque senza averli in qualche modo enucleati, senza averli approfonditi, perché c'erano una serie di riferimenti normativi ben precisi che tutti noi a casa abbiamo internet, potevamo andare a controllare, rivedere, approfondire e arrivare in commissione facendo delle eccezioni, facendo soprattutto delle domande molto più pertinenti al dirigente che è venuto a relazionare da noi. Quindi è vero, si è accelerato, però ci siamo tutti lamentati delle lungaggini della pubblica amministrazione, questa volta stiamo accelerando e quindi io mi auguro che questa accelerazione continui anche per il futuro, perché è un segnale forte per i cittadini che tutti si lamentano sempre della burocrazia. Una volta tanto che questa burocrazia viaggia veloce, non mi sembra sia il caso, insomma, di lamentarsi. Grazie consigliere Panichella, grazie. Dichiarazione di voto, prego. Beh, ci fa piacere sentire che questa accelerazione così detta sia a disposizione di tutti i cittadini e non sia soltanto di chi conosce un politico che possa portare all'attenzione il...
Io mi auguro che detto così, così, perché di fatto quello che oggi, che ieri, sottolineo per chi non lo sapesse, ieri è passato in commissione, non 10 giorni fa, una settimana fa, la commissione ha potuto valutare questa delibera ieri mattina e oggi è arrivata in consiglio. Quindi questa rapidità, è vero che noi avevamo gli atti a disposizione, ma la velocità non è sempre un valore aggiunto, assolutamente, perché molte volte la velocità porta a fare delle scelte non ponderate con la dovuta attenzione. E poi questa che poteva essere sicuramente un'operazione anche condivisibile, perché come diceva Finanza, non è vero che a prescindere siamo contro una proposta che arriva dalla maggioranza, perché tante volte l'abbiamo dimostrato di votare favorevolmente alle cose che vengono digerite per bene nelle varie commissioni. E se questa delibera fosse passata con i dovuti modi e con i dovuti termini nelle commissioni, probabilmente oggi a quest'ora l'avremmo già licenziata tutti insieme, anziché non poterla votare. Il nostro sarà un voto contrario, ma soltanto perché non ne abbiamo la contezza necessaria per poterla votare serenamente. Grazie. Grazie, consigliere. 2002. Non ho capito, Francesco, scusa, no. Ah, pensavo che volessi parlare. Chi è favorevole? Non capisco. Allora. Senza di chiedere, tutti, senza chiedere, dite, decidete voi che fare. No, li stiamo vedendo. Sto scherzando. Chi è? Sì, Panichella è fuori. Come Panichella è uscita? No, oh, Panichella ha detto che fa. Ah. Se no lo fa, se no ci dava la gabbatura. Panichella vota? Sì, vabbè. Chi è contrario? Sì, di favore. Johnny pure. Politicamente corretto. Contrari Straccini, Ballarini, Di Costanzo e Saccone. Sì, ci sono, c'è un... No, vabbè. A posto vuol dire... Ah, sì, che esci, perfetto. Poi c'è un parolone. Siamo agli... Immediata eseguibilità, stessa votazione, è inutile. Allora. Mozione. Se me lo chiedete io lo faccio. Sì, perché mi sembra una cosa. Però che sia messa all'inizio della cioè, del giorno. Dire, la mia parola. Posso dire? No, lo è previsto anche dal regolamento. Sì, allora riscontriamo insomma che se ne stanno andando tutti quanti nel momento in cui dobbiamo discutere delle interrogazioni e mozioni. Vabbè, ma non è un problema, no, di orario, insomma. Non sto parlando io. Quando... Si rivolga a chi se n'è andata, sacco. No, a me, perché io... Presidente, io mi rivolgo a lei perché lei è il presidente di tutti. Lei che le posso costringere qui. Lei mi ha più volte detto che lei è il presidente di tutti, quindi io interloquisco sì, con lei. Sì, però non posso bavagliare. No, assolutamente. Io ti garantisco che la prossima io volta chiedo, siccome vedo questo atteggiamento, posso dirlo, poco rispettoso? Cioè, poco rispettoso per le istanze delle minoranze, è decisamente poco rispettoso,
chiedo che vengano queste due un'interrogazione e una mozione rinviate al prossimo Consiglio Comunale, ma che vengano messe ai primi due punti all'ordine del giorno. No, vabbè, non ci sarà nessuno più qua. No, no, vabbè, no, no. Ci deve stare la gente. Ci deve stare. No, è un problema di rispetto. Vabbè, se dai, noi se ci chiede così, noi chiediamo questa cosa, chiediamo di rinviarla. Chiederemo, magari ce ne saranno delle altre, le magari, accortiamo. Ce ne saranno delle altre. Quindi alla prossima mozioncina, capogruppo mi ricorda comunque che, io non dimentico, però mi ricorda che le mettiamo al primo punto, non c'è ombra di dubbio su questo. No, anche perché dovete andare tutti a mangiare qua, mi sembra, insomma. Allora... Di solito il popolo italiano ha un buon 90% all'una mangia. Alle 13 più che l'una. Va bene. In America avviene un po' diversamente, ogni stato ha le sue abitudini. Va bene, grazie a tutti, buona giornata e buon lavoro.